Ciao video haul di alcune cose che ho preso al Lidl. Allora, vi faccio vedere subito quello che ho preso oggi. Sono cose che ho un po' accumulato nell'ultimo periodo del Lidl. Oggi sono andato a prendere questa friggitrice, che io l'ho già aperto, questa mini friggitrice, perché volevo assicurarmi che ci fossero tutti i pezzi, che funzionasse. E l'ho pagata sulle 20 euro, 19 qualcosa, ed è carinissima. Questa per una famiglia è veramente comoda. Vi faccio vedere com'è. Sembra friggitrice delle bambole. Però è carina, mi è piaciuta anche molto al boss, mi pare. Eccola qui, è fatto così. Vedete? Vada. Si è andata in faccia. Comunque, fatto così. Qui c'è il cestino, piccolissimo, sembra semplicemente cestino per dolce forno. Si tiene quando devi fare scolare l'olio e poi lo rimetti dentro, così si chiude, così è chiusa. Vabbè, si riempie l'olio, veramente contento, un ottimo acquisto, non vedo l'ora di usarla. Ovviamente adesso fatamente caldo, cose fritte non penso che le mangerò, però quest'inverno, insomma, deve fare quando arrivano i nipoti, uno deve fare una cosetta, magari, non so, delle patatine, che sai, i ragazzini, no, per accontentarli. Ed ecco qui la mini friggitrice, contentissimo. Poi ho preso l'altra, qualche giorno fa, ho preso questi qua, i Lucky Bamboo, costavano 90 centesimi l'uno, 99 mi sembra, quindi in euro, e ne ho presi tre. Adesso devo trovare un vaso e metterli qui in camera. Sembrano finti, invece sono veri perché sta dentro l'acqua. Ok. Poi cos'altro ho preso? Ah, poi un po' di tempo fa avevo preso questi che devo ancora montare, e le fasce LED per il televisore, dietro al televisore. Praticamente tutti i miei due fratelli ce l'hanno, ho il televisore con le luci dietro, e tutte le voglio anch'io. E queste costavano 8,99 euro. Strisce LED per retroilluminazione TV, praticamente c'è il telecomando e tutto. E queste devo ancora montare, mi manca un po' la fantasia. Poi ieri ho preso, vediamo se trovo il prezzo. Custodia Acquapack, custodia impermeabili per cellulare, costava 6,99 euro, quindi 7 euro, presa sempre da Lidl. Oddio, c'ho un po' timore sinceramente a mettere il telefono dentro l'acqua, però vabbè, c'è più il cordoncino, perché non mi fido tanto il modo di chiusura, di come si chiude. Ovviamente è così e si chiude così. Aspetta. C'ha questi due gancettini qui, vedete, così. E così dovrebbe essere chiusa e sigillata, non lo so. Ho un po' timore, sinceramente. Devo vedere bene. Comunque proverò a casa a fare un po' d'acqua, vediamo se entra il lavandino. Vediamo se poi mi posso fidare a provarla a mare. Poi, oggi ho preso un asciugamano. Questo costava 2,99 euro, adesso lo devo mettere in lavatrice. Gli asciugamani sono sempre comodi, poi volevo qualche asciugamano colorato, poi il verde è uno dei miei colori preferiti insieme al nero, quindi questo 2,99 euro lo devo mettere in lavatrice. Poi ho preso, questa l'avevo 2,99 euro, l'avevo presa un po' di tempo fa, ancora la devo usare, crema viso al giorno anti-age della Sien, quello con il latte d'asino. Tutte le volte che esce una collezione di latte d'asino non riesco mai a prendere niente, perché sono proprio quelle che vanno a ruba subito. Vedete? 2,99 euro. E oggi ho preso questo spray dopo sole rinfrescante con cocco bio della Sea & Sun. Guarda il profumo al cocco. Questo 5,99 euro, e questo me lo devo portare al mare per dopo sole. Ma il profumo è pazzesco.
E niente, questo è stato un piccolo mini haul della Lidl, di alcune cose che ho preso a Lidl nell'ultimo periodo. E niente, come si va? Ci vediamo al prossimo video. Ancora male, della sportellata. Ciao.